Vediamo uno dei prodotti che nell'ultimo anno soprattutto ha avuto una grande diffusione. Diciamo tutti quei prodotti diciamo che fungono da navigatore sfruttando il cellulare. Quindi prodotti che sfruttano ora diciamo il sistema Apple CarPlay piuttosto che Android Auto e sono diciamo a tutti gli effetti dei monitor esterni in grado di far consentire l'utilizzo del cellulare senza dover avere il cellulare a portata di mano. Vediamo un attimino anche questo. Atoto è un marchio che ho già sentito, non è la prima volta che ne vedo uno, cioè che ne provo uno, ed è un prodotto comunque che non ho sempre sentito parlare molto bene. Vediamo cosa c'è all'interno. C'è questa basetta che poi vediamo cosa serve, ma penso sia adesiva o siliconica per fissare il monitor alla console, al cruscotto. Poi abbiamo una serie di manuali, più o meno utili, abbiamo una guida veloce e un'altra guida, purtroppo solo in inglese, e va bene. La confezione comunque è fatta veramente bene, cioè si vede che c'è una certa cura. Abbiamo all'interno un sacchetto con un po' di accessori, anzi poi li vediamo, una clip di montaggio, il monitor e alcuni supporti, tipologie di supporto, poi li tiriamo fuori, poi ci pensiamo. Ok, via via via, liberiamo un po' di spazio. Allora, vediamo, prima busta, cosa contiene? Contiene, ok, un supporto da adesivo a ventosa. Il meccanismo di apertura è a scatti, per cui consente di montarlo e poi regolare la posizione a piacere. Comodo anche questo, e sotto ha comunque questa ventosa che ha anche un supporto, una base siliconica. Per cui oltre ad essere la classica ventosa, il silicone diciamo aiuta ancora, migliora l'aderenza senza rovinare il materiale su cui viene attaccato. E questa è la prima. Poi abbiamo la seconda. Scusatemi, non è un secondo supporto, ma è sempre lo stesso, solo con è semplicemente l'alimentatore. In questo caso è un alimentatore per prese accendisigari classiche e dall'altro lato abbiamo poi il suo connettore di alimentazione. Quindi dicevo, questo può essere. Ecco, poi vediamo il monitor a questo punto. Diamo un'occhiata anche a lui. Questo lo lasciamo qua un attimo. E vediamo come è fatto il monitor. La confezione comunque è davvero molto molto curata. È un produttore di cui ho sentito parlare bene e in effetti le prime impressioni sono molto positive. Sul retro abbiamo un sensore che dovrebbe essere il sensore della luminosità, questo è comodo perché consente di regolare la luminosità del monitor. Una presa di tipo USB-C, una presa per la telecamera che non vedo, ma probabilmente sarà un optional. Poi abbiamo l'attacco dietro per fissare, no, sono nel senso sbagliato, infatti, ok, quindi per fissare poi il monitor che si aggancerà a questa staffa e quindi poi verrà montato nella posizione, diciamo, richiesta. Quello che non ho capito è questa, cosa possa servire, ma vediamo. Allora, è in gomma, silicone, e va bene. Non so. Ah, forse come base, nel caso in cui il vostro cruscotto non sia liscio, ma sia molto poroso, questo sostanzialmente viene attaccato sopra e sopra questo poi ci va montata quella che è la ventosa.
lasciamo lì, tutto sommato la cosa non è che ci interessa. Poi vediamo cosa c'è ancora nel set compreso. Allora abbiamo, vabbè, alcune fascette, penso sia per fissare i cavi, un connettore audio con jack da 3,5 mm stereo, quindi per collegarlo all'impianto dell'auto, una serie di clip fermacavi con tanto di biadesivo, una striscia di, questa è una sorta di nylon adesivo, non so se riesco a farlo vedere, probabilmente per coprire, boh. E poi abbiamo il microfono esterno, penso per la questione del viva voce, per cui diciamo interessante perché è adesivo e consente di aggiungere il viva voce ad auto che non ce l'hanno, con la relativa clip di installazione. Bene, adesso vediamo di accenderlo e vediamo un attimino come funziona. Allora, per alimentarlo ho collegato questo ad un alimentatore da banco che diciamo simula la classica presa accendi sigari dell'auto, per cui andiamo a prendere e vediamo anche il funzionamento. Togliamo un po' di cose così non andiamo a rompere le scatole alla messa a fuoco, che di solito è abbastanza difficoltoso. Ok, una volta diciamo alimentato, effettivamente c'è un anello rosso e due prese di ricarica aggiuntive, una per un ingresso, ok, da qui si collega il cavetto audio, quindi lo si collega qui e dall'altro lato ovviamente nella radio dell'automobile, una pendrive USB 3 per utilizzare la musica eventualmente, e poi abbiamo una presa di ricarica aggiuntiva. Poi andiamo a collegare il nostro monitor, c'è una chiave di riferimento e questo diciamo semplifica l'inserimento. A questo punto andiamo ad accenderlo. Ah, ok, è partito. Sul retro abbiamo anche un piccolo altoparlante, quindi uno speaker, il pulsantino di reset e il pulsantino di accensione. Sotto abbiamo un ingresso per una micro SD e l'ingresso per il microfono. Vediamo se così riesco a farvelo vedere o se è meglio trovare un'altra soluzione. Allora, iniziamo a vedere, una volta acceso, qual è l'interfaccia. Vediamo, spero che così i riflessi, perché c'erano alcuni riflessi, per cui vediamo se così funziona. Da un lato abbiamo l'iconcina per Android Auto e dall'altro, quindi sulla sinistra, mentre qui è quella per l'Apple CarPlay. Poi abbiamo il pulsante per la configurazione dell'audio e lo rivediamo dopo, le icone. Allora, il menu prevede diciamo alcune opzioni, tra cui vabbè, diciamo la configurazione CarPlay, Android Auto, l'audio, l'USB 1, musica Bluetooth, micro SD, Bluetooth, vabbè, le impostazioni. Andiamo a vedere anche la lingua, se c'è da qualche parte, language. Sembra basato su un Android, sostanzialmente un tablet Android. Comunque, lingua italiana, poi ritorniamo qui. Abbiamo diverse possibilità, dalla calibrazione, la posizione sul volante, probabilmente cambierà poi l'orientamento delle icone, linee guida per la retromarcia, ma in questo caso non avendo una telecamera è abbastanza inutile. Questo è il reset delle impostazioni di fabbrica. Poi abbiamo il display, il luminosità, effettivamente è non male, non ho capito se il sensore dietro è attivo o no, poi al massimo lo proviamo. La possibilità di cambiare lo sfondo, questo è predefinito, in realtà ce ne sono diversi, per cui potrei mettere anche, mettiamo questo di una strada, vabbè, diciamo salva display, che dovrebbe essere, come si può dire,
si attiva quando uno screensaver, traduzione un po' così, però diciamo si attiva quando lasciate, non toccate o non utilizzate il display. Lingua, poi tempo, vabbè, in questo caso siamo nel 2024, siamo a giugno, anzi siamo, oggi dovrebbe essere il 25, anzi vabbè, l'ora non la so, ma penso che sia qualcosa tipo, sono le 15:15. Ok, formato orario 24 ore, va bene. Poi abbiamo la versione con le informazioni. Torniamo indietro. Abbiamo una seconda pagina di VR cam, però non avendo una dash cam, quindi una telecamera, non serve assolutamente a nulla. Autolink, risorse, RCam, anche qui di, probabilmente esiste un modello che è dotato di telecamera integrata, non questa. Abbiamo le due prese USB, quindi USB 1 e USB 2 non ci interessa, andiamo a vedere il mondo Android Auto. Senza fili, abilità Bluetooth e Wi-Fi per la connessione. Non so se riesco a farlo vedere, comunque dal cellulare. Attiviamo la connessione con Bluetooth, la associamo. E poi mi chiede se... Ok, va bene. A questo punto vediamo se si è collegato. Perfetto, si è collegato. Quello che sentite adesso, vediamo se c'è. Non ci sono pulsanti fisici, vediamo se c'è la possibilità di regolare il volume. Quello che state ascoltando è in realtà il volume dello speaker che è dietro. E devo dire che non sembra male. Comunque ritorniamo qui, poi ci pensiamo, questo è il nostro. Il volume è indipendente dallo smartphone. Non trovo dove si regola. Ah, ok. Allora. Questo è uno shortcut, abbassiamo. Regolazione del volume, ritorno ad home. Il navigatore normalmente come al solito in primo piano. Lo scorrimento dei brani, in questo caso sto utilizzando Spotify come sorgente. E poi abbiamo l'elenco classico delle applicazioni che io ho installato sul mio smartphone e che sono compatibili con Android Auto. Io non ho un Apple, per cui però immagino che il funzionamento sia molto simile. Dal punto di vista della luminosità, proviamo ad accendere la luce e vediamo anche. Allora, ha un trattamento che è opaco, per cui niente di lucido. Ha comunque, come l'avevo notato, un microfono integrato, per cui diciamo che anche senza utilizzare quello esterno dovrebbe essere in grado, vediamo, di... Ecco, grazie. Ok, al di là di qualche problemino, probabilmente legati anche al fatto che sono in una posizione dove ho solo wifi, non ho segnale internet che non sia... Wi-Fi, per cui il cellulare in questo caso non riesce a collegarsi perché siamo in sottoterra e non c'è segnale 4G o 3G o 5G, per cui la connessione Wi-Fi è tra i due, è occupata tra lo smart, dallo smartphone per la connessione all'Android Auto, per cui non c'è modo di farla funzionare. Però al di là di quello, adesso vediamo un attimino. Allora, riflessi mi sembrano assolutamente interessanti, cioè nel senso che non si presentano un granché.
luminosità, vediamo se c'è modo. Qui no, per cui immagino bisognerà poi tornare indietro, andare nella configurazione, display. Comunque mi sembra non male, se non so se riesco a... così a 40 e così al massimo, per cui si, ecco, al massimo sicuramente si perde un po' il, diciamo, il nero diventa più un grigio, però ci può stare. Perché altre funzionalità abbiamo? Funzionalità audio, questa è la radio, anche qui immagino che non prenda assolutamente nulla con le stazioni. Poi si possono ricercare, vediamo che bande ha. A vederla così sembra un FM, per cui direi... Vabbè, poi comunque basta tenerla premuta e lui assegna automaticamente alla memoria. Uscita audio FM. Qui abbiamo la regolazione del volume rapida, tutto questo senza utilizzare Android Auto. Poi abbiamo la parte legata alla telefonia, non ho capito però perché non è valida. Ritorniamo in Android Auto, a quanto pare, ah sì, giustamente il telefono non prende, probabilmente è per quello. Comunque, ecco, ripeto, è un classico Android Auto, sembra molto carino dal punto di vista anche della reattività, se date un'occhiata tutto scorre molto bene, ha, diciamo, le stesse identiche funzionalità di qualsiasi altro Android Auto sotto quel punto di vista. In questo caso aggiunge a livello nativo forse la gestione delle telecamere. Qui ritorniamo un secondo nel menu, ho detto esci. Ok, alla gestione delle telecamere, che sicuramente la rendono, come si può dire, semplice da utilizzare e anche comoda, perché comunque dà la possibilità di avere sia una telecamera posteriore che nel modello con telecamera anche la telecamera anteriore, e devo dire che può essere un prodotto interessante. Vi lascio comunque il link in descrizione, in questo caso io l'ho ricevuto tramite Amazon, ma penso sia poi acquistabile anche da altre parti. Amazon offre il vantaggio della garanzia, che è sicuramente una nota positiva. Come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile, e anche se avete voglia di iscrivervi al canale, ci aiutate a crescere, e se attivate la campanella verrete avvisati ogni volta che rilasciamo un nuovo video e un prodotto. Anzi, visto che facciamo video di vari prodotti, diciamo di qualsiasi prodotto nuovo pubblichiamo. Grazie e alla prossima.